una domanda banale, sono dettato dalla curiosità sulla scelta della copertina, no? Di quel quadro lì che disse, io non sapevo, si capisce che un po' è sguardato, è ovvio che solo l'artista sa, ha un'ispirazione, fa un certo soggetto, poi i critici, ognuno che guarda il quadro lo sceglie a suo modo, no? Ma la scelta cosa è stata dovuta? No, allora, questo qui è casuale o sottile, o squartato, sì. Che è uno che viene di solito messo insieme a quell'altro Bacon, che fa anche lui delle cose squartate, eccetera. La scelta l'editore l'ha messa per rappresentare, come dire, la violenza del suo significato più tritro, più sanguinario, più brutale, tu non c'entri, eccetera. No, io non c'entro, io avrei messo una cosa più dolce, però lui ha messo questa cosa qui. Volevo farti una domanda, sì. Velocissima. Ah, ma aspetta che devo finire, poi leggo una domanda banale, no? C'è la parola banale, mi ha fatto vedere una cosa che dopo una serata intorno alla violenza uno deve sapere. Hannah Arendt, l'avete mai sentita nominare? Ecco, diceva che una cosa che è in sintonia molto con il mio atteggiamento nei confronti del male, della violenza. Tra l'altro non so se avete notato, ma la religione raramente parla della violenza, parla del male, del diavolo, del peccato, ecc. Perché anche per la religione la parola violenza ne parla, per carità, ma è un po' scandevole, come per i filosofi. La parola male, diavolo, peccato, eccetera, è preferibile. Violenza ha un impatto. Dicevo, Hannah Arendt diceva che la famosa cosa della banalità del male, l'avete sentito? Ora, la banalità del male è proprio questo, no? Il fatto che il male, la violenza, quindi in questo caso, viene perpetrata sulla base di ragioni, molto, ma 100.000 volte di più di quanto si possa immaginare. Lei ovviamente aveva, e di ragioni che sono ragioni morali, lei aveva ovviamente l'esempio favorevole, non è una vera e propria filosofa perché è letterata, eccetera, aveva l'esempio di criminali nazisti, i quali seguivano l'etica, la morale nazi, no? E poi arrivavano a casa, erano dei padri di famiglia perfetti, cioè, allora lì il male non è banale, il male è paurosamente banale, cioè non, dove la banalità del male, tra l'altro anche questo concetto, fa piazza pulita di tutte quelle altre cose più pesanti, metafisiche, filosofiche in senso che installano il male da qualche parte promettendo degli sradicamenti possibili, eccetera, che poi non avvengono, per esempio installarlo nel DNA. Beh, allora in quel caso lì ci potrà essere l'ingegneria genetica che lavora nel DNA che la fa fuori. Scusi, ho tolto la parola esatto, al Valerio, prego. Veloce, che mi è venuta in mente sentendo che parlare di violenza è che il tuo collaboratore si laureerà in filosofia con indirizzo pedagogico. Sì, non con me. È un mio studente in generale. Sì. Ok. Perché con me avrebbe fatto la tesi di filosofia della scienza. Cioè non ho ovviamente familiarità con il discorso filosofico, però mi è rimasta dentro dai tempi in cui anch'io ho studiato qualcosa l'aspetto della pedagogia. Mi ricordo, e qui corro il rischio di citarlo, che Bourdieu parlava di atto pedagogico come violenza, perché forma di inculcamento, detto in estrema sintesi. Dal punto di vista filosofico, ti sei posto, in questo senso ti chiedo qualcosa, il rapporto tra appunto la violenza e la pedagogia. Mi interessava proprio la lettura filosofica di questo. La lettura filosofica rimanda al ruolo del linguaggio, fondamentalmente. Che siccome gran parte della pedagogia, ancorché posso usare strumenti audiovisivi e quindi visualizzazioni, rumori, e che quindi interessa tutti i sensi, non soltanto ai quali sensi alle cose arrivano, non soltanto col linguaggio naturale, però il linguaggio naturale ovviamente è prevalente, no? Allora il linguaggio naturale è una veste
che si mette addosso alle persone e che alle persone può star stretta. Jacques Lacan, che è un famoso psicoanalista di lettura difficile perché è oscuro, segnalava il fatto che per molti il linguaggio che viene a rivestirti attraverso l'educazione, la pedagogia, i genitori, soprattutto ovviamente se tu la psicanalista rimandava l'educazione a livello infantile con le figure parentali, ti tortura, è una tortura, perché come dire ti costruisce un altro io rispetto all'io che avevi prima. E quindi dal punto di vista filosofico la vedrei in questo modo, nel senso che l'arrivare dagli altri le informazioni che stanno alla base dell'educazione, anche quindi superando la dimensione della primissima infanzia, andando poi nell'educazione che viene perpetrata, usiamo l'aggettivo perpetrata che qui va bene, dagli stati, dalla scuola, eccetera, eccetera, è come dire l'arrivo del linguaggio. L'arrivo del linguaggio è ovvio che è una devastazione di linguaggi precedenti che avevi, di prospettive precedenti che avevi e che quindi può avere un contenuto violento. È una violenza. D'altra parte, come dicevo, non si può stabilire dal punto di vista naturalistico un discrimine fra cose violente e non violente, perché una cosa non violenta la si può usare come violenta, una cosa violenta la si può usare come non violenta. La filosofia non è violenta, anche la filosofia. La filosofia che istituisce delle separazioni, no? Quando Thomas Hobbes ha detto lo Stato è una cosa importante, che poi è una cosa che ha avuto successo, perché tra l'altro gli Stati sono stati costruiti, non che non ci fossero prima, ma lo Stato nel senso dello Stato moderno. L'idea moderna è una cosa violenta, perché è ovvio che se c'era lì, violenta per chi? Non per me, perché io amo lo Stato. E anzi mi dispiace vedere che i miei concittadini invece non gli piace più lo Stato, o addirittura sono talmente ignoranti che scambiano il governo per lo Stato, il Parlamento per lo Stato, non riescono a distinguere cos'è lo Stato, no? Pazienza. Però immagina i vassalli medievali o dei signorotti del... E questi qui non gli piaceva tanto l'idea di Stato, perché l'idea di Stato per loro era una violenza, perché voleva dire, e quindi devi sempre avere le varie prospettive, no? Quindi anche il linguaggio va visto in cui l'educazione io la vedo attraverso questa prospettiva, in senso ampio filosofico. E quindi è chiaro che ha a che fare con dei processi di violazione, di violenza, che però magari hanno degli effetti benefici straordinari, perché da una parte tu perdi e soffri e ti senti violato una vecchia convinzione, mentre acquisti delle altre che ti fanno fiorire e che ti danno dei vantaggi straordinari attraverso l'educazione, che è per esempio impari a distinguere fra governo e Stato, fra cos'era l'altro, Parlamento e Stato, che lo Stato è un'entità un pochettino più astratta. Ho risposto che per ambientare un cuore dobbiamo decidere che la persona donatrice è morta. È morta, esatto, quello di cui parlavamo prima. Certo. Una cosa carina, interessante, uso l'aggettivo carina, perché in realtà non è affatto carina, è una cosa che nel capitolo 5, mi pare, è intitolata riguarda la molteplicità delle morali in uno stesso individuo. No? Lui, quando parliamo della morale, siamo abituati alla morale cristiana, delle morali. Poi in realtà bisogna vedere anche come funzionano nella psiche individuale. La psiche individuale, spesso gli individui, e qui mi rifaccio alle ricerche di uno psicologo, Bandura, che è un californiano, spesso in un individuo albergano varie prospettive morali, no? Che shiftano, come si dice, cambiano. Per esempio, in genere, nel nostro paese, le prospettive morali sono tre. Poi è ovvio che puoi avere delle sottomorali, nel senso appunto che la mamma pensa che il tè bisogna usare le tazzine rosa e invece la figlia, e che danno luogo spesso a omicidi, c'è scritto sul giornale. Lei, ho letto una settimana fa, non mi aveva messo le lenzuola giuste, l'ha accoppata. La moralità delle lenzuola. Allora, nel nostro paese l'esempio è questo, che avevo in parte già fatto, no?
la morale cattolica, la morale civile e la morale patriarcale, la cultura dell'onore. Allora, al mattino tu sei di fronte a una certa situazione e ti viene comodo applicare la cultura dell'onore, no? E allora, per esempio, la moglie ti fa tutto rispetto e le dai un pugnazzo in faccia perché tanto se lo merita, perché tu sei il patriarca, sei il padrino, eccetera. Al pomeriggio dimentichi la prima morale e non te la ricordi più, e entri invece, perché le circostanze si sono cambiate, nella morale cattolica, e sei una pia creatura che sta aiutando i poveri o si occupa dei diseredati nell'ammirazione collettiva. Alla sera, di fronte ad un'altra situazione, diventi invece un fautore della morale civile, ovvero pensi che quello che ti riguarda dovrà essere risolto dagli avvocati, dalla magistratura, dalle leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo passaggio da una morale all'altra è uno dei passaggi che rendono gli esseri umani particolarmente violenti, perché poi non si ricordano, non si ricordano, e quello che hanno perpetrato è chiaro che impercettibilmente passano da una prospettiva all'altra. Ecco. Questo ricercatore Baldura parlava di disattivazione della moralità, no? Per esempio, un modo per disattivare la moralità e per passare a un'altra moralità, sapete qual è? L'irresistibile impulso, no? L'irresistibile impulso, cioè dice, ah, ma io dovevo fare quella cosa lì, ma non potevo, perché quella roba lì non ho potuto, no? Tu dovevi seguire una regola morale, non ho potuto. Poi tu vai a vedere, poteva benissimo. Ma poteva benissimo guardando tu dall'esterno, perché lui in realtà dall'interno proprio non poteva, perché lui ha dei tassi di irresistibile impulso molto bassi, no? Ora, c'è una cultura anche dell'irresistibile impulso, perché se voi avete mai sentito dalla televisione che l'intervista dicono sei qui a tal manifestazione, tal cosa, c'è un'emozione, come sono emozionato, è stato... Però l'emozione si spende, l'emozione è la legittimazione dell'irresistibile impulso. Ora, voi mi insegnate che per un mammifero umano di irresistibili impulsi ce ne sono pochi, credo urinare è un'altra cosa, perché già la pulsione sessuale non è che sia poi così irresistibile. Però questo fa diventare tutto irresistibile. È chiaro che se tu hai l'irresistibile impulso, niente, devi fare un dovere, rinunzi e passi alla moralità dell'irresistibile impulso. E questo passaggio di moralità spiega molti, come si dice, molte perpetrazioni di violenza. Ecco. Allora tu, la creatura, è la stessa cosa di Hannah Arendt che dicevamo prima. La creatura è così brava, è così... padre di famiglia, carezzi bambini, eccetera, e poi però passa nell'altra moralità, la moralità del Terzo Reich, del regime, eccetera, e accende il gas per i nazisti. Avete visto che Pritchard ancora oggi pensava di aver agito giustamente, ecco, perché no, avevo agito secondo le regole, e poi magari ha tu il suo gattino in casa che lo accarezza, gentile, dice guarda com'è, perché lì non è più Pritchard, lì è un altro, è un vecchio nonno, esatto, magari un po' patriarcale, o magari no, magari invece è cristiano, cioè nitido. Piacere essere qui a Sannazzaro, che è il paese dove sono nato, cioè il mio paese. All'inizio non l'avevo detto, ma adesso lo dico alla fine. Quindi grazie a tutti. No, ma non avevo ringraziato, non avevo segnalato il mio piacere. Tu hai solo detto che sono di Sannazzaro. Allora, ringraziamo Massimo Pilla, lo accogliamo con un applauso. Thank you.
parlare di diventando ben più pesante. Più giovane. È più esatto. Quindi sente il clima. Grazie. Sì, però...